situazione dei profughi. Ci spostiamo in Albania dove c'è Paolo Giuntella. Lì in Albania il nostro governo ha mandato i giorni scorsi i primi aiuti, nel pomeriggio sbarcheranno anche i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini. Proprio ora, mentre vi parliamo, nel porto di Durazzo sta per arrivare il traghetto che sbarcherà 1200 alpini in congedo dell'ANA, già impegnati con la protezione civile nelle zone terremotate. Proseguiranno per Cuques, dove domani cominceranno ad impiantare il primo campo di accoglienza italiano per i profughi kosovari. In questi containers che vedete, le tende già arrivate dall'Italia. E siamo ancora e sempre di più da Kukesh al resto dell'Albania sotto la pressione del fiume in piena, del popolo in fuga, emergenza viveri, latte in polvere, carne in scatola, pane, ma anche medicinali e coperte. Non c'è solo però l'Italia in prima fila negli aiuti, formidabile anche la macchina dei soccorsi messa in moto da Germania, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, UNICEF. Manuel, il mitico almeno qui rappresentante dell'UNICEF per l'Albania, ci dice il problema maggiore è organizzazione e distribuzione. Perciò invita chi vuole essere solidale a contribuire attraverso sigle umanitarie internazionali o l'operazione Arcobaleno per evitare inutili dispersioni nella dura lotta contro il collasso umanitario.